parla Alessia Marcuzzi, in amore, e nel sesso, sono irrequieta, non riesco a placarmi e… Alessia Marcuzzi è scatenata in amore. Alessia Marcuzzi si confida a cuore aperto. Sulla famiglia, sui figli e, soprattutto, sull'amore e sul sesso. Già, perché Alessia ha due figli con due uomini diversi. E ora è sposata con un terzo. Insomma, è davvero irrequieta barra verticale. Una vitalità non normale. Già da bambina avevo una vitalità non normale, esordisce Alessia Marcuzzi nell'intervista al Corriere della Sera. Ho iniziato a leggere da sola Topolino, a 3 anni e mezzo. Dopo che lo hanno scoperto, mi hanno messa in una primina e a 16 anni e mezzo ho finito il liceo, avevo un talento nell'apprendere. I miei mi hanno dato molti stimoli e molte regole, sono state fondamentali e io non riesco a imporle troppo ai miei figli. Se non su una cosa, non ammetto i cellulari a tavola. In amore non mi placo. Alessia Marcuzzi parla anche d'amore, essere così curiosa non mi rende serena, è come se non fossi mai del tutto soddisfatta, cerchi sempre qualcosa che ti entusiasmi di più. Anche nelle relazioni, ho avuto due figli con due uomini diversi, ora sono sposata con un altro. Non ho fatto come mamma e papà, che si sono fidanzati a 16 anni e sono ancora insieme, un modello che mi piaceva ma non ho saputo replicare. Non riesco a placarmi e non sono mai stata con qualcuno se non mi andava. Ma a un certo punto bisogna sapersi fermare, non si possono provare le farfalle nello stomaco per sempre e nemmeno dettare il bello o cattivo tempo in eterno. Volevo fare l'attrice Les Leading Doors, sono una costante dei miei pensieri, continua Alessia Marcuzzi nell'intervista al Corriere. E racconta del 1998, quando era sul set di Il Mio West, la recitazione è la mia vera passione, avrei voluto fare l'attrice. In quel film ero al fianco di David Bowie e Harvey Keitel, proprio lui mi diede delle dritte per fare l'attore apostrofo e se studio in America. Ma ho incontrato Simone, Inzaghi, NDR, me ne sono innamorata perdutamente al punto da farci subito Tommaso. Mi sono domandata milioni di volte come sarebbe andata altrimenti. Certo sarei volata in America e avevo lasciato tutto, anche la TV. Volevo solo sposarmi e fare la mamma. Ero la casalinga perfetta. Poi, dal nulla, mi chiamarono per condurre Le Iene. È dura starmi vicino a Alessia Marcuzzi, è davvero un fiume in piena, non mi sono mai sentita intrappolata dalle mie scelte, ma ora so che in coppia un po' di sforzo bisogna farlo. Poi io sono matta, è dura starmi vicino, per me deve essere sempre tutto buono. Non ti senti quasi mai contenta al 100%. Però ho vissuto intensamente e vedo i miei ragazzi sereni in questa famiglia allargata. Merito delle donne intelligenti con cui ho a che fare, e mi riferisco alle nuove compagne dei padri dei miei figli e a volte parlo più volentieri con loro che con i miei ex.
Con entrambi mi sono lasciata quando i bimbi erano molto piccoli e in tutti e due i casi sono rimasta incinta per decisioni prese nell'impeto iniziale, dopo tre mesi di fidanzamento con Simone e quattro con Francesco, Facchinetti, NDR. E meno male. Uguale. Con Paolo è stato prendere o lasciare. Alessia Marcuzzi parla anche del marito Polo Calabresi Marconi, si è preso un pacchetto complicato. Con lui sono stata più ponderata, gli ho detto che volevo concentrarmi su Tommaso e mia. Visto che biologicamente non ho tutto questo tempo, era una cosa del tipo, prendere o lasciare. Ci conoscevamo già da ventenni. Ci guardavamo da lontano, eravamo sempre fidanzati nei momenti sbagliati. Si liberava lui e mi impegnavo io. Quando ci siamo trovati mi ha confidato che, anni fa, credeva fosse la volta buona, stava per farsi avanti quando sono usciti i giornali in cui io e Francesco ci baciavamo sui monti. E ha detto, ma come? E a quel punto, è stato fondamentale suo padre, gli stavo parlando di come mi sentivo, gli dicevo che forse non ero più innamorata, però come facevo, avevo un bambino piccolo, dovevo resistere e non dimenticherò mai la sua risposta. Mi ha detto, tu devi essere felice, Alessia. Credi che l'amore che provo per te è lo stesso che provo per tua mamma? No, è diverso. Quello per i figli non verrà mai a mancare, nessun cambiamento potrà metterlo in discussione. Quindi, vivi.